La Juventus rischia la revocazione degli scudetti. Cosa sta succedendo da Napoli? È ufficiale il ricorso al TAR. Una stagione anomala per la Juventus, condizionata dai 15 punti di penalizzazione inflitti a campionato in corso. Le vicende extracampo dei bianconeri sono delicatissime. Da Napoli è ufficiale il ricorso al TAR per revocare lo scudetto 2018-2019 alla Juventus. A presentare le istanze, un ricorso al TAR Lazio e un intervento ad opponendum al Collegio di Garanzia dello Sport. Sono stati il Codacons e l'associazione Club Napoli Maradona. Il ricorso al TAR si fonda sull'avvenuta violazione dei principi base dell'ordinamento sportivo e della giustizia sportiva e, in particolare, in relazione all'avvenuto accertamento del fatto che la società Juventus ha alterato le regolarità dei campionati 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021, e questo imponeva, secondo i ricorrenti, l'irrogazione della sanzione disciplinare della revoca dello scudetto 2018-2019, con conseguente assegnazione allo stesso Napoli, giunto secondo in classifica. Con l'istanza al Collegio di Garanzia dello Sport, invece, viene chiesto che venga rigettato il ricorso della Juventus avverso alla decisione di penalizzarla di 15 punti in classifica. Chiesto anche che quella decisione venga invece almeno confermata, laddove indica che la Juventus, con operazioni illegittime dal punto di vista finanziario, ha alterato la regolarità dei campionati dal 2018 al 2021, avendo determinato un'inevitabile alterazione del risultato sportivo.